Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Finalmente partita contro il popolo Latonic. Cominciamo? Bene, che si dia il via alla partita. Questa, come abbiamo scoperto purtroppo nello scorso episodio, sarà la prima e ultima partita del nostro amico Banda. Quindi oggi muore dopo la partita e tanti cari saluti. Dunque, Buddy è in campo, lui è a posto così, Buddy in difesa. Sarebbe meglio a centrocampo a posto di Frank, eccolo qua, perfetto. Il pennino. Yay! Questo parte sempre con yay. La partita di oggi si svolgerà tra Latonic e Earth Eleven. Latonic Eleven, sì. Questa sarà la mia prima e unica partita. Farò del mio meglio. Voglio brillare. Sì, essere uno dei migliori in campo, praticamente. Banda. Ho promesso a Banda che giocherò con tutto me stesso. Farò del mio meglio. Yoshminna, Xe! Forza, ragazzi. Minna più che altro sa indicare tutti quanti, quindi si può anche tradurre come ragazzi, tutti quanti noi, insomma, a diversi... Si può tradurre in diversi modi in italiano. Everyone. In inglese everyone esce meglio. Shimur. Il nome è Shimur? Seymour. Seymour. Non ho visto le loro abilità, ma giochiamocela in blind, dai. Questa partita voglio giocarmela in blind. Questi qui non me la raccontano giusta, però. Gandares, conosci questa partita? Cioè, forse la gravità del pianeta intende, il modo in cui bisogna... Il campo, forse. O forse sta a indicare il significato di questa partita, che devono vincere. Ok, serve praticamente a capire come giocano i terrestri. Ok, praticamente noi. Va bene, interessante. Vediamo un po' se riusciamo a prendere... Oh, ci facciamo subito così? Va bene allora. Vediamo un po', e partirei proprio con lui, io a dire il vero. Lion! Anche il portiere! Wow, cos'era? Sicuramente un insetto, perché giustamente... Mi conviene scavalcarlo lui? Mi conviene provarci. Forse era meglio se non ci provavo, perché mi ha consumato tutto! Ma ci picchi a te! Però salgo di livello, quindi ok. Lui non mi preoccupa. Penso di riuscire, sì, a scavalcarlo facilmente. Vediamo un po' come stiamo messi. C'è lui qui davanti, perfetto. Allora, la voglio superare al 100%, perfetto. Passo la palla a Victor. No, niente spirito guerriero però, perché Victor qui ha ancora lo spirito. Anche se è il falso Victor. E mi sa che... No. Aia. Pure colpo critico? Ma sei un pezzente allora. In questi giorni mi sto rigiocando per una serie di video. Cronostone fiamma, e giocare con gli spiriti guerrieri è una goduria lì. Invece qui non si può fare, accidenti. È un fastidio perché vorrei tanto usarli. Perché sono... qua sono troppo OP, mi avete detto, quindi è meglio che non li uso, va bene? C'erano squadre che li usavano, e però ho combattuto senza usarli anch'io. Cioè, usandoli anch'io ho combattuto, non senza. E dato che, a quanto pare, Riccardo qui ha solo il totem, lo spirito guerriero forse neanche serve più di tanto qua alla fine. Dopo che hai finito... O quando finisci il Gran Celesta ti ritornano. Perché sappiamo che ci sono anche i doppi spiriti, come abbiamo imparato su Chronostones. Oppure ti rimangono solo i totem. Ah, sbagliato il portiere, bene. Che non sarebbe neanche male alla fine. 2,55. Il portiere potrebbe anche arrivare a 300 però, con la semplice parata. Ah, para con quella dello spirito? Cavolo. Grazie. Anche fa miss. È ovvio che fa un gol assurdo, no?
Lo evito. Grande Falco, quanto ti voglio bene, Falco. Mannaggia, ragazzi. Non posso fare nulla. Ok, lui è foresta. Quindi se vado col vento, lui mi batte. Però devo usare una parata foresta. Anche se penso che vada con quella dello spirito, del totem. Vabbè, spirito e totem oramai ci capiamo, no? E V4 però ce l'ho. Ed è più forte. Certo, si fa più danno di stordimento quella foresta, però... Boh. Non lo so, ragazzi. Sarebbe Dark Tornado? Ah, no, semplice parata. Primo gol! E vai così! Bene. Ottimo, ragazzi, ottimo. Non perdiamoci d'animo. Oi. Allora, io evoco... Vorrei evocare lui, ma non posso. Evoco Hayato. Hayabusa. Wow. Cos'era quello? Victor, hai fatto malissimo. Perché ti apri in due. Di poco, ma ti apre. Oh. Che facciamo? Brock. Ma... sì, però avevo anch'io il totem, non so se... Non conta nulla? Ci picchia a te. È come lo spirito guerriero, uguale. Fa danni a destra e a manca. Mi toccherà evocarlo per il portiere. Ce n'ho due attivi, se non sbaglio. Quindi ce n'ho tre attivi. Ah, perché c'ho il leone. C'ho Falco. Il leone... Ah, eccolo, che c'avevo attivo. Vabbè. Aspetta. E trina indietro, ok, perfetto. Oh, ci faccio rubare palla? Grande! No, devi passarla a lui, veloce. Evita, no! Che schifo. Quei tentacoli. Hanno le perversioni dei tentacoli questo popolo. Questo popolo ha la perversione per i tentacoli. A ognuno il suo. Ce la faccio facilmente, no? Beh. Mo dovrei invece segnarci, no? Con lui. Ma facilmente proprio. Potenza 2. Vai. E lui missa. E lui missa, signori. Almeno ho un 556. Guarda che roba. Il Falco Pellegrino. E si leve l'appa pure. Si leve l'appa pure. Mamma mia, però, che portiere questo. 787 con una parata che ha anche missato oltretutto. No, ricordo che l'ha missata, vi ricordo, perché no. Qua ci stiamo a prendere in giro. Però attenzione, ora potrebbe essere stordito malamente. Ci fanno la tattica speciale? Ah sì? Toh. E vincono loro. Mannaggia. Ah, difesa a guscio. Mannaggia a voi. Ah, un altro ne evocate. No. Ovviamente mancava lui. Mi sa che lui però è più forte. Perché lui è fratello intelligente. Dovrebbe essere lui. Ragazzi, la partita sta procedendo senza troppi intoppi, mi sembra. Allora, Trina, tu vai indietro... No, aspetta. Facciamo andare lei davanti. Facciamo andare Trina. E con lui facciamo questa più forte. Winning Logic. Grande. Quanta ripotenza? 216 contro un 133. Non male. Che succede?
Ah, ecco. Mi sembrava strano, infatti. Non sono coinvolto nel gioco, è inutile in questa maniera. Cioè, è inutile giocare. È proprio così. Eh sì, proprio così cosa? Sei pronto a fare sul serio? Oh mio Dio, no. Sì, sono pronto. Perfetto. Quindi che cosa fate? Ah, ecco. Tanto per cambiare. Bene, 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 bene. Non li bloccherò mai, però intanto ci provo. Si sa mai. Gioco gli prende lo schiribizzo di farlo stupido. Tac, e rubo palla. Il portiere è l'ultimo baluardo della squadra. Se fallisce il portiere, dopo che la difesa ha fallito, la difesa, ragazzi, non fa il suo lavoro, deve farlo il portiere. Oh, ha una tecnica nuova? Io ho un po' com'è? Scream of Eden! Loro sono il bene e il male! Satana, praticamente. Cosa sono? Sono il dio e il diavolo. Ah, questa qui del drago. Sì, ok, la sapevo allora. L'avevo già vista. Che voce brutta che c'hanno. Praticamente l'urlo di Eden, dell'Eden. Sono il diavolo e dio. Che... Certo, uno bianco e uno nero. A parte i giapponesi sono fissati con sta roba. Ma di cosa stiamo parlando? Quei due sono assurdamente forti. Non posso credere che i fratelli abbiano quel potere. C'è un divario abissale tra di noi. Molto bene. Dobbiamo giocare in questa maniera. Dice impatto, ma... Questo è... Cioè, sarebbe... Tradotto letteralmente verrebbe... Così è d'impatto, ma non c'è un testo che filla il fatto che dicono impatto. Non ha senso. Perché non usiamo il nostro tiro migliore fin da subito? Lo faremo prima della fine della partita. Bravi. Sei un grande fratello. Non dire più di quello che non serve. Perché cosa dovrebbe dire più di quello che non serve? Manca poco alla fine della prima metà. Beh, non è che è interessante come testo, eh. Non è che se me lo dici cambia qualcosa. Ah no, è finita allora. Siamo alla fine della prima... O forse l'hanno saltata? Sì, sono saltati praticamente alla fine. Quei due fratelli non possono essere battuti facilmente. Anche il portiere è forte. Zippy è molto sicuro di sé, dice che li fermerà col suo totem. Anche lei è su di giri, lui lo stesso userà il suo totem. L'unico che non ha un totem però è lui, poverino. Chissà se poteva risvegliare il totem durante l'attacco delle piante impronunciabili. Ho promesso a Banda di dare tutto me stesso in questa partita e non voglio deluderlo. È giusto così, no? Questa è la mia prima e ultima partita e voglio brillare. Sì, ce l'hai già detto svariate volte, noi l'abbiamo sempre capito. Bene, iniziamo allora il secondo tempo. Aia, 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 aia. Andiamo! Oh! Ecco Banda che si prepara ad attaccare con tutto se stesso. A fianco vi metto il riferimento di quello che dicono. Forse Buddy non sta giocando a cuor sereno. Aia! Pesante come intervento, eh? È infatti, è fallo. Baka. Idiota. Senti il pubblico? Sì, si sta preoccupando infatti per Banda. この程度の俺じゃダメなんだ。この程度。草加君、この程度の自分を認めなきゃ。自分の弱いとこ、ちゃんと自分で理解するの。その上でそれを乗り越えなきゃ。草加君のプレイ、みんなに劣ったりしてないよ。草加君の弱点。
れは心。心。そう、草加くんが弱いのは心。でもそれは強いところでもある。焦らないで。草加くんのいいところは強くて弱いところ、激しくて穏やかなところ。草加くんの優しさの中に本当の強さがあるんだと思う。激しくて穏やか。うん。優しさの中の強さか。分かったぜ森村。俺は認める。自分の弱さを認めて乗り越えてやる。Non ancora? Strano. Da quel... Ah, ecco. Oh, wow, 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 wow. Che facciamo? Mamma mia, Trina, come ha rubato palla. E dove vola la palla? Dove vola, signori? Io pensavo di come casca, invece ha fatto un volo assurdo. No! Oh, wow, wow! Attenzione, attenzione! E ora preparati. No, no, ah, ecco, mi sembrava fatico, ma... Ok, ok, ok. Questo è più forte, dovrebbe essere più forte. Sì, più forte. Perfetto, una parata semplice. 2-1. Buono. Perfetto, 2-1. 2-1. Manca un pizzico per riempire la barra. Allora, riempiamola. Rubando palla. Ah no, è completa. Perfetto, meglio così. Eccolo. Riccardo. Dai, fammi vedere, buddy. Fammi vedere cosa sai fare. Voglio risvegliare Totem a tutti i costi. Con l'aiuto di Trina ce la farà. Sì, perché ti ha detto quelle belle parole. Eccolo. Ehi, non ancora. Non ancora. Sta risvegliando. Sì, il suo modo di giocare infatti sembra quasi che voglia far risvegliare lo spirito, ma ancora non ce la fa. Ho fatto male a pensare che potessi brillare e giocare bene allo stesso tempo. Per me l'importante è giocare insieme a Buddy e giocare per vincere. Anche se non hai la parte importante, puoi sempre fare, puoi sempre dare il tuo meglio. Eccolo, si va! Forza Totem! Ma dai, un orso! È un grizzly? Kuma, orso, semplicemente orso. Quello è il suo totem. Grizzly, grizzly, perfetto. Basta che Trina dà il nome grizzly, c'ha ragione Trina. Quello non è un semplice orso, è un grizzly. Ottimo lavoro, Buddy. Buddy, meno male ce l'hai fatta. Ho deciso che... Te lo mostrerò dopo. Potrebbe essere tutto come potrebbe essere niente. La partita ora si fa interessante. Certo che si fa interessante. Riempi la barra. Dove ce l'abbiamo, Buddy? Ah, ce l'ho io? Ah, perfetto. È giusto, no? Eccoti qua, una tecnica particolare. Shin, ora, ora vinci. Fatti la parte. Due in uno? Perfetto, non c'è problema. Shin, ora, ora, amici. Mi piace un sacco come tecnica, non so perché, ma è troppo bella. Ancora? Ma non vi arrendete mai? Non lo capite? Aridaie. Tanghete. Fulminato con lo sguardo. E ora portiere. A noi. Ok, non ho un tiro con lo spirito guerriero, ma facciamo...
Catapulta infernale dovrebbe chiamarsi? No, è debolissima. Catapulta infernale era la tecnica dei fratelli Derrick, se non sbaglio, su Captain Tsubasa. Che poi non si chiama Derrick, ma vabbè. Hanno avuto diversi adattamenti Captain Tsubasa e quindi uno vale l'altro oramai. Catapulta furiosa, ecco. Dopo lì si cade nel copyright, eh. Catapulta furiosa quella di Buddy. Ho capito! Buddy deve sbloccare la nuova tecnica allora. Ottimo, ottimo. Però mi chiedo a cosa serva l'orso, a rubare palla? Forse? Perché per il possesso abbiamo visto che non è. Banda, io non mi fermerò, non perderò. In questo gioco farò del mio meglio. Wow! E giocano entrambi. Che anche lui abbia... Eccolo, anche lui è il totem. In effetti non poteva essere una quaglia quella del portiere, ora che ci penso, perché è simile a questa. Forse intendeva che si quaglia, ma in un gioco usare il termine quaglia. Aia, 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 ecco, eccolo là. È finita. Ma che succede? Perché si è fermato? Banda, ehi, non stai scherzando? Purtroppo la sua vita finiva oggi. A quanto pare Banda è morto. Hornet. Lei dovrebbe chiamarsi Hornet. Tocca a te prendere il suo posto. Praticamente ora assorbe le sue conoscenze? うそだろ。こんな時に本当に行っちまったのかよ。草加君。バンド。僕、寿命が来たみたいだ。どうせなら最後までサッカーできればよかったけど。ありがとう、草加君。最後に楽しいプレーをさせてくれて。 いい試合だったよね。 ああ、もちろんだ。 バンダ、お前輝いてたぞ。 誰にも負けないぐらい最高に輝いてた。 そうか、僕輝けたんだね。 それって君のおかげなのかも。 君に出会えてよかった。 Evoca il totem e poi dopo... Banda. Banda wa mijikai issho o kuyande nado inakatta. Kagayakou to zenryoku de ikite ita. Nante ookina yatsu nanda. Nano ni ore wa jinsai koto o uji uji nayande. Non dica sa rabbia. Lo stavo per dire. Stavo per dire quando è che rivedremo Buddy furioso. Wow. Poco prima che ci fosse questa scena della morte di Banda, stavo per dire, ma rivedremo mai Buddy furioso? Perché è comparso una sola volta in tutto il gioco? Eccolo. Ma sono contento che ci sia. Ah, vedi? Ora l'ha sbloccata allora. Mamma mia, che potenza poi. Mamma mia. Ha fatto piazza pulita. Una cosa del genere non è possibile. E invece sì, ragazzi, è possibile. Con il potere dell'ottimismo. Il portiere è accorto. Vai, catapulta furiosa! Okay, è debole però come attacco, eh!
Catapulta furiosa è molto debole come attacco, buddy! Mi conviene usare il tiro normale che è più forte, che almeno c'è il totem. Almeno c'è il totem insieme, no? Poi montagna contro foresta è neutro, quindi... E ora? Ammira! Ah, potrebbe farmi una tecnica foresta però e mi batterebbe. Quella era foresta? Andiamo anche noi allora con una tecnica foresta, perché no? Shin Duck Tornado! Chain Shooto? No, non posso farlo. Non posso farlo stavolta. Andrei in fuorigioco. Cavoli però! Io l'avrei fatto, ma mi sarebbe andato in fuorigioco, quindi ho preferito di non farlo. Purtroppo, a quanto pare, i tiri a catena è come se fosse un passaggio. Almeno negli altri Inazuma era così, poi non mi è più successo di riprovarlo. In Chrono Stones non l'ho più riprovato, il tiro a catena, quando un giocatore era più avanti di quello che tira e in difesa non c'era nessuno. Quindi, da Chrono Stones in poi non l'ho più fatto, quindi potrebbe anche essere che... in questo non conta. Però a quanto pare vale come un passaggio, quindi non so se anche nel calcio vero. Anche se nel calcio è impossibile. Sarebbe impossibile fare un gol. Cioè fare un tiro a catena sarebbe impossibile nel calcio vero. Devi avere una coordinazione assurda. Guardalo. I sette colori dell'arcobaleno. Wow, cosa è successo? Si è finito il totem? Io l'ho fatto scomparire? Goal! 3-1. Signori, siamo quasi alla fine della partita. Volete usarlo dopo il tiro finale? Andiamo 3-2. Non è che cambia qualcosa, mo, tanto per dirvelo. Perché lo sappiate, Vediamo un po' se riusciamo a rubare. No. Vabbè, ha un totem forte, dai. Con calma, buddy, con calma. Oh! Mai sottovalutare il nostro Zack Avalon. Finita, 3-1 signori. 3-1. Fortini, portiere soprattutto è forte. Dovrò allenare i miei giocatori nel tiro. Ragazzi, sotto il 40 abbiamo i due giocatori che sono entrati praticamente in molti episodi fa. Ancora mi chiedete come fai ad avere Fubuki, ragazzi? C'è l'episodio, andatevelo a vedere, Scusate se ve lo dico, ma... Bene, e siamo quasi tutti quanti al 50, mi fa molto piacere. Potrei anche semplicemente allenarli con la Dark Room, visto che mi avete detto non allenarli troppo che la squadra finale è al 45. Oh, avete perso, non può essere, e invece lo è! Mi dispiace, Gandares. Vabbè. In tutto quanto il testo quello diceva in realtà. Questa partita dovevamo vincere perché era una partita seria. In realtà serviva più che altro a vedere le abilità della Earth 11. Ritirata. Ma cosa? Infatti anche lei dice, ma che stanno facendo quei tizi? Buddy. Banda. Sono contento di essere venuto in questo posto. È stato bello giocare con te. Diventerò più forte, vivrò come se dovessi farti brillare? Bello. Bella frase. Lui sta cercando la Laia e forse voleva avvertirla di Don Orzen? No, a quanto pare no, lui forse... Forse è all'oscuro lui. Che c'è? PQP?
Lui è all'oscuro di tutto allora. Forse lui è buono. Ho visto l'episodio in cui lui cercava di calmare quella bambina che piangeva, no? Che poi abbiamo visto anche nel videogioco. La stessa scena. Lui sembra buono comunque sia, non sembra cattivo. Tutti i soldati che giurano fedeltà alla regina verranno uccisi. What? Ma siamo scemi? Chiunque si opporrà a me verrà ucciso. E loro ovviamente dicono ok. Oh, ho capito. Praticamente sta dicendo che i terrestri moriranno presto. Così come i popoli limitrofi di Fala Morbius, ovviamente. Vuole fare un attacco su grande scala nonostante il torneo? Ma perché sta facendo questo? Non c'era stupirsi di Don Orsen. Beh, forse lui sapeva che Don Orsen voleva, insomma, prendere il potere, però... forse sta esagerando. Devo fare qualcosa. Puoi chiamarmi i soldati che sono fuori città? Ok, lui può andare a chiamare i soldati fuori città, quindi. La Laia, il tuo umile servo, ti aiuterà. Buono, buono. Arion, a cosa pensi? Spero che ci sia un'ultima pietra della speranza su questo pianeta. Esatto, Temma. Certo. Catola! La quarta pietra della speranza... ah, la pietra della... la pietra verde! La pietra di verde? Quindi da qualche parte su questo pianeta. Quindi se raccolgo questa ultima pietra avrò il potere di salvare l'intera galassia? Sì, e presto potrò vederti, Temma. Quindi è viva, ok. Come anche ha appurato... Otomuri. Ah, è lì sopra? La fatina ti guiderà la quarta pietra, Temma. Ragazzi! Ho appena parlato con Katora. Ovviamente. Ha detto che qui c'è la quarta pietra della speranza. E quindi dobbiamo andarla a prendere. Bene, allora, vediamo un po' come arrivare in cima. Oh, tanto facile dall'altra parte, guarda un po'. E siamo arrivati. Oh. Ma di un po', perché questo qua deve stare qua su e non giù? È stupida come cosa. Allora, Fatina, dov'è la pietra? L'hai trovata? Ok. Oh, sotto quel coso era? Oppure la pietra è proprio quel coso? Quello è un insetto di quelli... porcellino di terra! Dice che quel coso è malato. Non c'è un modo per curarlo? Se le cure che avete su questa stella non sono buone, perché non provate un'altra stella? Sarebbe una domanda piuttosto legittima. Forse l'ha curato un venditore... ah, hanno preso medicine da un venditore ambulante, dici, che viene da altre stelle? Sì, ma allora? Parla col venditore ambulante. E dov'è il venditore ambulante, mo? Sei tu? Sì, è lui. Perfetto. E ora dobbiamo tornare sopra, ok. Pronti, siamo tornati. Devo parlare con lei? Ah, devo parlare con il coso qua. Ora sta bene. Grazie al cielo sta bene, ok. Ecco, ora possiamo andare dall'altra parte. Quindi questo è il verme che serve a portarci dall'altra parte. Per farci andare a prendere la pietra, è ovvio, no? Che posto tetro. Ovviamente è nei meandri di Latonic, è ovvio. Deve essere questa la pietra. Che bellina, a forma di foglia. Tutto tranquillo, sembra. Glacia, mi sto innervosendo. Perché? Temma, permettimi di esaminare le tre pietre che hai raccolto e anche questa.
Kagura dice che sono la speranza. Forse è meglio se torniamo a Galaxy Note prima. Quindi ora sto pensando, no? All'inizio del capitolo, no? Il titolo. L'addio di un amico. Potrebbe essere che non era Victor, ma... ma appunto Banda. Portiamo la scena che non serve. Ok, vediamo un po' di esaminare queste quattro pietre, va? Una, due, tre e quattro. Sì, diceva come si chiamano e dove le hanno prese, senza che ve lo stavo a leggere un'altra volta, no? Non è possibile, questo è... che cosa? Cos'è successo? Queste quattro pietre servono a produrre Mithril, un metallo leggendario? Mithril Stone, la pietra Mithril. Quindi servono per il cannone che deve distruggere il buco nero. Quel metallo che non riuscivano a produrre. A quello servono le pietre. Ecco perché Katara voleva che si salvasse Potomuri. Per forgiare il metallo che resistesse alle alte temperature del cannone fotonico. Quando ero ancora uno scienziato, sta dicendo Potomuri, non riuscivo a trovare questo metallo, nonostante le mie ricerche. Ed ora invece Katara ti ha guidato e ti ha fatto trovare queste pietre per produrre appunto quel metallo. Potomuri! Quindi ora lui è comparso in forma umana. Ok, ora quindi riesce a prendere le sembianze che avevo una volta. Posso farlo perché sembra che il mio spirito sia entrato più in... abbia legato di più col corpo di Glacia. Potrebbe anche essere semplicemente il fatto che abbiamo trovato i materiali per forgiare Mithril Stone. Mithril non ha una traduzione normale, Mithril è un metallo. Quello che ha raccolto finora sono gli elementi necessari per creare Mithril. Sì, l'abbiamo capito. Il Mithril dovrebbe essere un metallo che serve a sostenere le alte temperature del cannone fotonico per bloccare il buco nero. Eccolo, appunto, il Cosmic Plasma. Eccolo appunto il cannone a plasma cosmico, il cannone fotonico praticamente. Il cannone fotonico è una tecnologia che io e gli scienziati di Kiel abbiamo sognato di poter usare per salvare la galassia. O l'universo in generale. Lo stavamo per completare, tuttavia mancava appunto Mithril, che è il materiale che serve per il cannone a sopportare le alte temperature. Probabilmente Katara sapeva che io sarei stato in grado di completare il cannone fotonico e voleva che salvassi appunto Fala Morbius dal buco nero. Ma come Cosmic Plasma Coach法を作るんだ。ここの施設でできるものなのか。それは。 何? Sì, era lui lo suo, allora. Sì, allora il titolo indicava anche lui. Vi sarete accorti che non è lui. この石は宇宙を救う石よ。あなたは何者なの? 剣京介の顔を借りているとだけ言っておこうか? 何? 顔を借りてるって? じゃあ本当の剣はどうしたんだ? どこにいるんだ? さあな、こいつとこの石はもらっていくぜ。 待て! じゃあな。 ピクシー! Tranquillo. くそ! どこに消えやがった? Ha rubato anche le pietre. なんてこった? Ovvio. Temma! しっかりするんだ! Temma è il capitano, non può farsi vedere debole in questo momento. Tsurugi, dove? Non è vero, Tsurugi. Plasma 11, go!
Ci siamo quasi alla fine. Masaka Tsurugi ga nisemono datta to wa na. Yatte kureru ze. Honmono no Tsurugi wa doko ni iru ndaro? Oi, Captain. Tsugi wa kessho da. Teki no honkyochi ni norikomu nda ze. Inakunatta yatsu no koto wo kini shiteru yoyu nante aru no ka ne? Wakatteru. Minna wo sukuu tame, ore tachi wa kanarazu katsu. Minna no tame, ne? 次回 エピソード 10 宇宙サッカー大戦争。剣、無事でいてくれ。 Io so che dopo il decimo capitolo c'è anche una specie di post game, no? Che però non so se conta come capitolo 11. In tutti i giochi da level 5 c'è post game e in Azume Eleven Go Galaxy non fa eccezione. E farò anche il post game perché ho visto che c'è una galassia particolare. Ad ogni modo, Kuge, per questo video è tutto e io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Ovviamente fra 2 giorni continua in Azume Eleven Go Galaxy, inizieremo il capitolo finale e sicuramente sarà molto più lungo di tutti quanti i capitoli che abbiamo già giocato. Io come sempre però vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!